Oggi è la conclusione del corso EUPATI per il patient engagement nella ricerca farmacologica. Abbiamo presentato i risultati di una ricerca fortemente voluta dall'Accademia dei Pazienti per misurare quali siano i livelli di aderenza dei pazienti, ma non soltanto, delle persone in Italia, e anche confrontando la differenza tra pazienti esperti e pazienti formati da EUPATI e pazienti non. I dati sono sicuramente interessanti perché fanno vedere che una formazione accademica di questo tipo incide in modo positivo sull'aderenza dei pazienti. Dall'altra parte però ci fa vedere come la non aderenza sia ancora oggi un fenomeno molto marcato in Italia e che riguarda un po' tutti, indipendentemente poi dai percorsi formativi. Questo per me, che sono un'accademica, mi piace definirmi una scienziata del patient engagement, è un elemento molto importante su cui dobbiamo continuare a riflettere, continuare a fare ricerca scientifica e generare delle evidence, perché capire non soltanto i livelli di aderenza terapeutica, ma che cosa possa impattare positivamente su questa è assolutamente fondamentale. Io ritengo che l'aumento dei livelli di patient engagement possono contribuire al miglioramento dell'aderenza terapeutica, ma ritengo anche che abbiamo bisogno di dotarci di strumenti rigorosi per fare questo tipo di misure, di metodologie di ricerca rigorose e di studi epidemiologici, di trial che siano finalizzati a questo. Noi come centro di ricerca Engagement Hub dell'Università Cattolica abbiamo volentieri collaborato con l'Accademia dei Pazienti e speriamo di continuare a dare il nostro supporto, a collaborare con loro, a imparare da loro, dalle loro esperienze e rendere disponibili i nostri strumenti scientifici per dare un contributo alla collettività e al sistema. Patient engagement per diventare una realtà deve oggi dotarsi di evidenze scientifiche rigorose e accademiche.